Buongiorno dagli studi di Obiettivo News. Oggi 3 febbraio è San Biagio. A Milano in questa giornata è tradizione mangiare insieme in famiglia ciò che è rimasto del panettone raffermo natalizio come gesto per scongiurare i mali della gola e raffreddori. La tradizione è nata da una leggenda popolare che racconta di una donna che appena prima di Natale si raccoda a tal frate desiderio per far benedire il panettone che aveva preparato per la sua famiglia. Non potendolo fare nell'immediato perché troppo impegnato, il frate le chiese di lasciargli il dolce e di passare a prenderlo dopo qualche giorno. Il prelato dimentica totalmente il panettone e quando lo ritrova in canonica, ormai secco, decide di mangiarlo per non buttarlo. Ma il 3 febbraio la donna si presenta per riavere il suo panettone benedetto. Il frate, dispiaciuto di averlo mangiato, va a prendere il recipiente vuoto per restituirlo e fare ammenda, ma trova un panettone grande ben 2 volte a quello che gli era stato lasciato a dicembre. Un miracolo dunque avvenuto proprio nel giorno di San Biagio, protettore della gola, da allora la nascita della tradizione. Oggi però è anche la giornata mondiale della torta di carote, del golden retriever, della gomma da masticare e dei calzini spaiati. La pratica di masticare qualcosa di gommoso ha origini molto antiche. Pare infatti che gli uomini mangiassero fin dall'antichità pezzi di resina provenienti dagli alberi. Parecchi secoli dopo, nel 1928, Walter Diemer inventò la prima gomma da masticare, che ebbe un successo immediato negli Stati Uniti. La sua popolarità rimase costante nel tempo, tanto che nel 2006 fu ufficialmente proclamato il Bubble Gum Day. L'idea di dedicare un'intera giornata alla gomma da masticare venne dalla scrittrice di libri per bambini Ruth Spiro, che decise di organizzare una raccolta fondi per offrire a tutti gli studenti almeno una gomma da masticare. La giornata dei calzini spaiati, invece, si festeggia ogni primo venerdì del mese di febbraio, quindi ogni anno cambia il giorno. In questa giornata si vuole celebrare la diversità in tutte le sue forme ed è un'occasione per approfondire con i bambini il tema del diverso e perché essere diversi è una ricchezza e non un ostacolo o un problema. La giornata è stata ideata dai bambini di una scuola primaria di Terzo di Aquileia in Friuli Venezia Giulia, insieme alla loro maestra Sabina Flapp, 12 anni fa. L'idea era quella di coinvolgere gli studenti della scuola a far indossare calzini diversi per lanciare un messaggio positivo verso la diversità e il rispetto dell'altro. Buon proseguimento di giornata!